Io quel tipo l'ho già visto da qualche parte, quel tipo solo con i baffi e le sopracciglia. Ah, è tipo il padre di Piovono Polpette. È veramente Oppure il identico. panettiere in Kiki Delivery Sì, anche, Service. anche. Vabbè, dopo questa. No? Bentornati su Funzione Animazione. Voi non sapete di che stiamo parlando, ma in realtà lo sapete, no? Perché stiamo parlando di Luca, ovviamente. Abbiamo appena visto il trailer, che ci prende in prima persona, ovviamente, essendo Sì. ambientato in Italia, quindi dovevamo essere subito lì, pronti, carichi a vederlo immediatamente il giorno stesso in cui usciva. Esatto. E che cosa ne pensiamo? Allora, ci sono un paio di considerazioni da fare. Mi piace molto il character design, è molto bello, cioè proprio le forme dei personaggi, che sono probabilmente anche un po' tipiche di Enrico Casarosa, cioè il corto, la luna, un po' lo ricordano quelle forme, queste teste un po' quadrotte, no? Sì, mi ricorda anche un po' lo stile Tintin. Non so, ha un look comunque più europeo in generale. Sì, c'è decisamente qualcosa di diverso, perché effettivamente Esatto. forse è il primo regista europeo a fare un film Pixar, potrebbe essere. Ma potrebbe anche essere, perché comunque che io sappia sono tutti americani i Sì. registi. Quindi è sicuramente interessante da quel punto di vista. C'è la polemica che sono a piedi scalzi, cioè, che quindi l'Italia viene vista come un. Cioè, no, non è vero. Io non ho visto assolutamente quella roba. Io ho visto semplicemente un po' degli scalmanati a cui piace andare in giro e che, ovviamente, trovandosi a vivere sulla costa, sono più in mare che in strada. E quindi va benissimo così. E poi, infine, c'è forse quello che è il lato più negativo del trailer, almeno secondo me, che è il fatto che c'è il sovrannaturale, diciamo, c'è il magico, c'è il fantasy, perché loro sono una sorta di tritoni e ok, cioè da quello che si era visto inizialmente non me lo sarei mai aspettata questa entrata a gamba tesa del sovrannaturale. Speriamo che non ne abusino troppo. Cioè è bello che ci sia come elemento, magari soprattutto anche perché visivamente è strafigo come è stato realizzato, però non lo so, non vorrei che questa parte avesse il sopravvento su quelle che sono la storia e i personaggi. Questa è un po' la mia preoccupazione. Per il resto sembra tutto ottimo. Sì, il regista è Enrico Casarosa, è nato a Genova e si vede tantissimo, cioè gli ambienti sono proprio presi copia e incolla dalla Riviera Ligure, ci sono proprio tutte le inquadrature dei paesini, delle Cinque Terre, da Vernazza, Monterosso, Manarola, che come già setting è fantastico. E sì, anche a me lo stile visivo è piaciuto tanto, soprattutto anche i colori, non solo il character design dei personaggi, ma anche proprio gli oggetti, le case, no? È tutto molto, Sì. non so, è un po' rustico, però rende bene, secondo me. Sì, quindi il film è un po' incentrato sulle avventure estive di questi due amici. E anche secondo me il fattore sovrannaturale fantastico può essere un po', non so, pericoloso. Anch'io pensavo che sarebbe stata una storia normale, diciamo, tra virgolette. Quindi, quando ho visto il poster iniziale ci sono rimasta un po' male che sarebbe stata una cosa fantasy. Sì, perché poi queste cose di solito si prendono più spazio di quello che necessitano. Sì, perché poteva essere benissimo una normalissima storia, semplicemente ambientata lì, e in realtà, però, non so, la magia e il fantasy ce lo stanno infilando un po' in tutti gli ultimi film Pixar, quindi mi sembra un po' un trend generale. Manca un po' quel ratatouille dove diciamo, il fantasy è solo attraverso un determinato dettaglio, non è. È molto realistico per il resto il setting. Però comunque spero che riesca a portare sullo schermo un po' di cultura italiana Sì. autentica. Non solo le classiche cose della serie il gelato e la pasta, ma che porti anche un po' qualcosa di più. Ad esempio, già le musiche mi sono piaciute molto, quindi la colonna sonora potrebbe essere molto interessante.
Ci saranno sicuramente gli stereotipi, questo è ovvio, anche perché comunque anche gli stereotipi fanno parte della nostra cultura, però il punto è che non si fermi lì, che vada a fondo, ecco. Sì, e poi vedremo su quale sarà, diciamo, il tema centrale del film, il messaggio e quale sarà effettivamente la storia. Di quello sono ancora molto curiosa. Sì, anche perché per il momento non si sa granché. Quindi sarà molto interessante andarlo a vedere sicuramente. Noi vi porteremo 100% poi il podcast in seguito sul canale. Ovvio, certo. Poi, vabbè, le aspettative sono alte perché è Pixar, quindi... Sì, è Pixar. È Pixar ed è Enrico Casarosa, che già ha dimostrato che sa creare momenti magici. Quindi... Sì, se non avete visto il suo corto La Luna, recuperatelo, perché potrebbe essere un'anticipazione carina su quello che è la sua cinematografia e i suoi temi. Sì, sì, sì. Diciamo solo che nel teaser non serviva che mettessero i titoli dei film che ha fatto Pixar. Sì, vabbè. Toy Story, però Coco. Però vabbè. Ma quello non glielo si può negare. Il quello marketing è il minimo comune insisterà sempre del su questa cosa. Esatto. Cioè lì non ci si può fare niente, ma è anche giusto così da un certo punto di vista, anche perché questo poi porta la gente a non sapere qual è la differenza tra Disney e Pixar. Anche perché il confine diventa sempre un po' più labile. Diventano molto simili, soprattutto adesso che non c'è più la distinzione tra 3D e 2D. Quindi se non l'avete ancora visto andate subito a recuperare il teaser, tanto sono veramente 2 minuti scarsi. E poi potete tornare oppure dirci subito che cosa ne pensate se l'avete già visto. Tifiamo tutti per Enrico Casarosa e speriamo che arrivi il più in fretta possibile sui grandi, grandissimi schermi. Esatto, molto grandi. Per il resto iscrivetevi, mettete la campanella così vedrete anche quando uscirà il nostro podcast dove parleremo di Luca. Seguiteci sui vari Instagram, Twitter, abbiamo il nostro sito web funzioneanimazione.it. Grazie mille per aver visto questa trailer reaction, noi ci vediamo in un prossimo video / podcast / qualunque altra cosa vogliate. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao.